Bella ragazzi, dall'elettronica alla meccanica, è top di meccanica. Qui davanti a noi abbiamo un bellissimo Mercedes G200, considerato uno dei migliori fuoristrada al mondo come qualità, come robustezza. 23 quintali di tecnologia meccanica. Guardate che linea. Da ammirare. Da pur degli anni 80, che è praticamente la stessa linea, è ancora bellissima. Vediamo qualche particolare della meccanica. Noi le macchine le facciamo vedere anche sotto. Un bellissimo G200. Così si vede la meccanica e i tre riduttori differenziali, tre differenziali col bloccaggio, marmitta nuova. Dietro c'è anche l'impianto GPL per un consumo generoso, non dispendioso, per girare tranquillamente senza tanta spesa e divertirsi in armonia. Chi c'è già? Già uno che dorme, adesso dopo lo vado a svegliare. Che spettacolo! Vedete anche dentro? Sedili, buongiorno eh! Buongiorno! Sedili sembrano usciti ieri dalla Mercedes Deutschland. Questo è un 2000 del 1992 con 100, poi ci sono le foto, 198.000 km qualcosa, praticamente usando bene il motore questo può fare anche 1 milione di chilometri. Guardate i sedili, quando uno dice nuovo, ormai è più nuovo questo che quelli nuovi. Ma tecnologia meccanica, materiali meccanici, materiali tessili, tessuti, tedeschi, Mercedes, si parla di alta qualità. Lì c'è il top driver, il collaudatore di autoveicoli, e ci teniamo a dirlo, questo è il secondo video che facciamo. Non tutte le facciamo, due video. Questa si merita il secondo video. Bene, ho fatto una scarellata con l'audatore. Accensione al primo colpo, immancabilmente. La marmitta l'abbiamo messa un po' maggiorata, così romba meglio e scarica meglio i gas di scarico.
Cosa facciamo? Facciamo qualche giro? Facciamo qualche giro, facciamo subito qualche giro. Hai qualcosa da dire per la Mercedes, appassionato Mercedes? Ah, cosa devo dire? Facevano delle gran macchine, fanno ancora adesso delle gran macchine. Questa cosa c'è di storia? Oltre che meccanica, cos'ha? Il 4x4, riduttore? Questo qui è 4x4 permanente, poi permanente. Il suo riduttore. Sì. Il ridotto e i tre bloccaggi di differenziali. Che spettacolo. Tre bloccaggi dei differenziali. È completa sta macchina. È un gioiellino. Senti come romba bene. Facciamo qualche giretto. Non lasciarmi a piedi, eh? No. Come hai fatto con la campagnola che sono dovuto venire su a casa a piedi? Che portanza, portanza, eleganza. Elettronica al giusto livello, non troppa, minimo indispensabile. Anni 90, 92. Ci si teneva altamente alla qualità, affidabilità e robustezza. Allora, come va? È un gioiellino, va da solo. Molto piaciuto. Arrivo. Le tele. Le tele. Coprisedili. Sono lì i coprisedili. Li metto dietro? Mettili dietro, via. Così abbiamo fatto vedere che anche i sedili sono tenuti bene. Qui c'è tutta la plancia comandi. Dove andiamo? Boh, fai un giro, un giretto. Noti com'è moleggiata per artigliare meglio i sentieri. Quando l'andammo a prendere da Cesenatico, da Maurizio, era tutta bella coperta, tenuta come un gioiello. E noi abbiamo continuato a tenerla come due gioielli. Sempre coperta, un gioiellino. Si sente il rombo. Potrebbe anche qua la plancia dei comandi. È una plancia classica. Minimi comandi, ma quelli essenziali, i più importanti. Ti
Ti ricordi il video che facevano vedere il crash test col G200? Che si spacca il muro. Allora c'erano i tecnici tutti pronti con i computer, tutto calcolato perfetto, parte la macchina, anziché fermarsi sul tampone di frenata si porta via tutto, anche il muro sfonda il muro, il muro dopo negli uffici, poi esce dalla fabbrica e tutti i tecnici, gli ingegneri che guardano fa: ma che macchina abbiamo fatto? E poi il piacere di guida, la stabilità col giusto molleggiamento e dominare la strada dall'alto. Ah, qui siamo alti, Nostra. È un piacere di guida eccezionale. E naturalmente guardate le nostre campagne imolesi, un bel giro, un tour, un country tour of Imola Town, tutte belle lavorate. Colture tipiche: olivo, vite, specialmente grano. Qui in estate viene fuori un grano scaldato al punto giusto dal sole giornaliero. Che ci dà questo mite clima della nostra zona. Pensa a te. Che macchina. Qui c'è l'apicoltura mia omonima Morsiani, la Mirella, miele naturalmente ottimo, delle varie tipologie fra acacia, tiglio, erba medica. Qui sulla sinistra vedete la premiata agricoltura Vassallo, Roberto, mentre sulla destra un campo è tenuto eccezionalmente dall'agricoltura Vassallo Gemmino. Fiori all'occhiello della nostra agricoltura imolese, che tengono alto il nostro territorio. Bene ragazzi, dopo la nuova test di guida, recensione del Mercedes G200 e un piccolo scorcio delle nostre campagne imolesi, colline tipiche imolesi, saluto tutti quanti e, senza dimenticarci, saluto tutti quanti i followers. Followers, te cosa mi copi? Ah, ecco, l'agriturismo Frascinetti, che si consiglia a tutti di venire a mangiare le ottime braciolate a mezzogiorno, cena e pranzo, e la tenuta di Frascinetti Fulvio con i suoi ottimi vini.
Ciao a tutti! Ma li ho salutati i nostri followers? Non hai mica salutati i nostri followers. Ma allora salutali te, dai! Un saluto a tutti i nostri followers! Ciao a tutti!